Buonasera a tutti, in rappresentanza dell'Associazione di Sviluppo dello Studi della Banca della Borsa, do il benvenuto a tutti voi che siete qua presenti e anche a quanti sono collegati. E un grande ringraziamento a tutti quanti quelli che parteciperanno a questo ricordo, perché oggi è un momento di ricordo, è un momento di ricordo di una persona veramente straordinaria, che è il cavaliere Nicolas. E lo sottolineo questo perché il ricordare questi personaggi stimola la nostra memoria sui valori, sulle esperienze e ci fa riflettere su di noi, sulle nostre aziende e anche sulle azioni che noi mettiamo. Quindi è un grandissimo momento di apprendimento. Io credo che il ricordo di queste persone ci aiuti a migliorare anche la nostra società. Che dire di Ennio Doris? È veramente, l'ho detto prima, una persona straordinaria che ha rappresentato nel suo ciclo tantissimi valori. Pensate al coraggio, grandissimo coraggio. Il coraggio di innovare un modello di business. Oggi è all'ordine del giorno l'innovazione dei modelli di business, adesso tempo fa non era così e fare queste cose voleva dire avere coraggio e il coraggio è una cosa che deve servire ai nostri imprenditori e anche alle nostre aziende, alla nostra industria, perché credo che sia fondamentale soprattutto nel contesto molto incerto che stiamo vivendo. Lo ricordava il rettore, un'altra cosa importante era la formazione e l'educazione, non solo delle proprie persone, ma anche dei clienti, e anche questo è un valore che noi dobbiamo portare a casa per applicarlo nel nostro quotidiano, nel lavoro di tutti i giorni. Ennio Doris ha dato importanza anche alla comunicazione, una comunicazione molto originale, molto nuova, partecipativa, anche in prima persona, e anche questo è un qualcosa che ci deve fare riflettere fortemente. Io credo che Ennio Doris abbia dimostrato una leadership veramente notevolissima, che rimane ancora e che è giusto ricordare. Anzi, io vorrei invitare tutti noi ad ascoltare attentamente queste testimonianze, perché l'ascolto, la riflessione e l'apprendimento sono fondamentali. E dopo questa serata, ne sono sicuro, saremo tutti più ricchi. Grazie ancora.